valorizzare il luogo turistico più già che storia, che quest'anno è diventato il titolo proprio della rassegna teatrale e musicale di Arte Veneto, più già che storia e che spettacolo, e più già che storia e che musica. Quindi grazie anche per questa idea, insomma molto, molto apprezzata. È un po' questo l'obiettivo che volevamo raggiungere con la creazione di un luogo turistico. Piccolo inciso, Chioggia Storia non è un'idea dell'amministrazione, nasce dopo una serie di incontri, diversi incontri, con non solo operatori turistici ma anche gli operatori economici e anche culturali, a cui ha partecipato anche Arte Ven, un percorso iniziato due anni fa. Questo percorso ha sottolineato un po' le nostre caratteristiche, la nostra identità, e il logo Chioggia di Storia un po' sintetizzato, rappresentato a colori tutti i plusvalori della nostra località. Ecco, un piccolo inciso, che questo è un logo della città, degli operatori turistici economici, e non un logo amministrativo, ecco, comunale. Riguardo alla sorpresa su Rivavena, a inizio luglio installeremo delle luminarie lungo tutto il percorso di Rivavena, che faranno omaggio appunto alle quattro chiozzate di Carlo Goldoni. Un modo, quindi, appunto, come diceva Donin, di omaggiare Goldoni, sperando insomma che il prossimo anno possano ritornare le baruffe in Italia, uno degli eventi più conosciuti e più importanti insomma, della nostra città. E, dicevo all'inizio che è un calendario work in progress, infatti oggi ci soffermeremo su iniziative da qui fino a fine mese. E la promessa è quella di rivederci un po' come abbiamo fatto nell'estate 2019, ogni mese, per promuovere appunto questo calendario condiviso, e quindi io vi darei già appuntamento, segnato già in agenda, l'ultimo venerdì di giugno, appunto per la promozione poi delle iniziative del mese di luglio, poi anche di luglio per agosto. Do la parola a Marco Donani, che è stato promotore della creazione di un calendario condiviso con altre realtà del nostro territorio. Sì, grazie a tutti, buongiorno. E l'idea del calendario è nata i primi dell'anno, di quest'anno, proprio per la necessità di raccogliere, facendo una premessa, non eravamo ancora alle condizioni di fattibilità degli eventi e degli spettacoli, perché ancora la situazione pandemica era molto in divenire. Però abbiamo cominciato già a lavorare su questo calendario, cioè a raccogliere le attività che venivano fatte da gran parte dell'associazione, dagli enti preposti a queste cose qui a Chioggia. E noi come prologhi siamo stati appunto promotori e abbiamo avuto l'idea appunto di creare questo raccoglitore di eventi, metterlo in un calendario per far sì che ci fosse una produzione unica di tutto il blocco del calendario, anche perché sono attività di diverso lignaggio, generalmente sono tutte rivolte comunque a attività di carattere culturale, artistico-culturale, e soprattutto lo scopo era quello di evitare incroci, sovrapposizioni e coincidenze di eventi nelle stesse giornate. Qui strutturando un calendario preventivamente avevamo modo di filtrare questo e di poter correggere questo. Gli attori, i soggetti che hanno partecipato a questo calendario sono diversi e parecchi, ci darei a citarli perché credo sia importante. Ovviamente Arte Ven, che ha già descritto la sua attività, c'è l'attività della Proloco, c'è l'attività del Consorzio di Promozione Turistica con Chioggia Sì, c'è l'attività dell'Università Popolare che faranno anche loro degli incontri nella loro sede, c'è l'attività dell'Associazione Lirico-Musicale Crodiense con i vari concerti, i vari incontri anche musicali, abbiamo e quest'anno si fa, abbiamo avuto conferma, Chioggia Effetto Notte, e giovedì ci vediamo a museo, l'attività dell'Associazione Agricola Teatro che prevede gli incontri settimanali martedì e giovedì con le visite guidate notturne, per cui riprenderanno dall'inizio luglio. Poi abbiamo l'Università di Padova, che è il gruppo di zoologia, che ha
a degli interventi anche loro delle cineform a Palazzo Grassi. Comunque è parecchio corposo e dura fino a ottobre, quasi fino a fine settembre, quasi ottobre. Il calendario verrà messo e condiviso nella pagina del Visit Chioggia, la parte turistica, credo sia il luogo, il contenitore più ideale per poter raccogliere tutte le attività che poi verranno successivamente condivise dalle varie gruppi e realtà che compongono questo calendario. Per quanto riguarda il mese di giugno, no, io direi che a parte l'iniziativa della mostra che ha già descritto bene l'assessore, cominciamo noi come prologo da domenica. Finalmente riusciamo a chiudere il concorso letterario Premio Città di Chioggia, che è aperto nel 2019 ma non è mai stato mai chiuso con cerimonie di mezzo viaggio a causa appunto la pandemia. È stato prorogato un paio di volte e finalmente adesso domenica riusciamo a portarlo a termine, per cui domenica alle 5 in auditorio abbiamo la cerimonia di premiazione del concorso letterario Città di Chioggia. Si prosegue appunto con gli appuntamenti di Arte Ven, 14-17, poi un'altra iniziativa sempre nostra che avverrà in giugno è un Autore a Chioggia, è una rubrica che abbiamo creato quest'anno e avremo il debutto sabato 19 giugno a Palazzo Grassi con Francesco Zambon, il pesce piccolo. Francesco Zambon è dottore medico, ex dipendente dirigente dell'OMS, cioè da Venezia, che ha scritto questo libro un po' denuncia sulle attività, sui piani pandemici esistenti, veri, presunti o falsi, che sta riscuotendo un certo esito, successo ultimamente. Francesco Zambon è un veneziano, verrà qui il giorno 19 a Palazzo Grassi a presentare il suo libro, per cui è un ospite abbastanza importante e gradito. Cosa abbiamo in giugno? Abbiamo sempre anche l'Associazione di Musica Podiense che comincia gli spettacoli con il saggio della Scuola di Musica di Giuseppe Zarlino, con Chioggia Sì che comincia a fare i tour enogastronomici di Città Podiense. Poi cosa abbiamo? L'Università Popolare il giorno 23 che presenta la Giornata Europea della Musica, questo lo fanno al chiostro della ex scuola Principe Amedeo, dove ha sede l'Università Popolare, e basta di farlo sul ponte che ha già descritto Tonino appunto per quanto riguarda l'Arte Ren. E concludiamo il 30, sempre con l'Università Popolare, con un altro incontro, la presentazione del libro di Arte della mia prigionia, Sante Amelio, Bosco Lucchio, internato, sempre nel chiostro dell'ex scuola Principe Amedeo. Che dire di questo calendario? Alla fin fine è partito quasi per scherzo, per scommessa o per gioco, però si è riempito e abbiamo 25 pagine di eventi che sono già calendarizzati, non sono tutti definiti nei dettagli ma sono tutti calendarizzati, per cui le date bene o male sono tutte quante presenti. I dettagli di partecipazione o i dettagli dell'orario di chi sarà ospite e cose del genere verranno sempre dinamicamente aggiornati appena sarà possibile, e sarà possibile vedere appunto nel Visit Chioggia, nel portale visitchioggia.com, ed eventualmente dopo condivisi con i vari responsabili. Anche noi col prologo condivideremo questo calendario in modo da renderlo sempre più fruibile a chiunque lo voglia vedere e condividere. I mega appuntamenti, faccio solo un ricordo: da luglio partiranno anche gli scrittori sul Lettino, un appuntamento che è già al terzo anno. Quest'anno raddoppia le date, saranno 6 giornate, 6 serate. Appuntamento che verrà realizzato a Sottomarina nella spiaggia del Bagno Lungomare, che tra l'altro ringraziamo per la collaborazione. Altro evento che non poteva mancare quest'anno è la Luna Sud, che partirà al Festival del Cinema del Documentario d'Autore, che partirà il 25 di agosto, sempre con la doppia location del chiostro di San Domenico e dell'Auditorium. Anche lì ci saranno ospiti e aggiornamenti che verranno più avanti, e ancora chiaramente non ci sono i titoli dei film proiettati e come verrà strutturato, ma anche il laboratorio di cinematografia. Comunque l'appuntamento c'è, è stato confermato. Non andiamo troppo avanti con le date, anche perché abbiamo pochi dettagli in futuro, cioè negli appuntamenti.
più avanti, e quello chiaramente ne parleremo man mano con gli appuntamenti delle conferenze stampa che faremo ai fine mese per annunciare gli eventi dei mesi successivi. E mi resta che ringraziare tutti i componenti e gli attori di questo calendario che hanno dato estrema disponibilità e pazienza nella creazione dello stesso, e per cui invito a prenderne atto e a valutare tutti gli eventi che sono stati fatti, che alla fine sono tanti. Sembra che non ci sia niente, ma alla fine sono tanti, perché raccogliere tutto quello che fanno tutti diventa molto importante. Grazie. Grazie Marco, giusto per collegarmi al fatto che comunque si sta lavorando per garantire anche altri appuntamenti di luglio e d'agosto, non dimenticando delle manifestazioni enogastronomiche, piuttosto che il cinema all'aperto, la rassegna musicale, le associazioni di lirico musicale di Firenze, la Valle della Maciliana che quest'anno per ovvie ragioni non potrà essere confermato nel mese di giugno, ma è stata confermata la diretta Rai il 22 agosto, quindi fortunatamente riguarda la gara del Palestra. La gara del Palestra, però comunque un importante appuntamento in vetrina sicuramente per il nostro territorio. Altri tre appuntamenti da segnare sul calendario che partono appunto nel mese di giugno. Iniziativa sperimentata nel 2019 che ha avuto davvero dei riscontri positivi è il prestito librario.it. Quest'anno parte il 14 giugno, dal 14 giugno al 10 settembre, il lunedì e il mercoledì dalle 10 alle 13 e il venerdì dalle 16.30 alle 19.30, quindi la biblioteca sarà chiusa anche in spiaggia. C'è libri, si recuperano due appuntamenti saltati nel mese di maggio, venerdì 18 giugno con Federica Sgaggio, l'eredità di Vivi, e giovedì 24 giugno ore 18 Eliana Albertini con Malibu e Miguel Villa con Powerland. Sempre in collaborazione con la cooperativa socioculturale, iniziative che vanno a promuovere anche la città che legge, un titolo che siamo stati premiati come città per l'anno 2020-2021, anche le iniziative rivolte ai più piccolini, quindi dei racconti, delle letture, proposte di letture per bambini, dal 15 giugno al 6 luglio, tutti i martedì mattini c'è la lettura dei alle ore 10 nel cortile della biblioteca civica e un programma di lettura a tema per i bimbi del 5 ai 9 anni, martedì 15 giugno, martedì 22, martedì 29 e martedì 6 luglio. Questi gli appuntamenti insomma, che partiranno nel mese di giugno. Ripeto ancora una volta, si tratta di un calendario work in progress con la promessa di rivederci a fine mese per la presentazione delle iniziative di luglio. Ne approfitto per invitarvi giovedì prossimo, per fare questo invito alla stampa e ai presenti, sarà convocata la cabina di regia dell'OGD e a seguire, non sanno i miei sorpresa, ci sarà l'inaugurazione dell'insegna davanti appunto informativo. Quindi vi aspettiamo giovedì. Io vi ringrazio per il padronino. Giusto perché abbiamo due punti dati da quest'anno, quindi giovedì prossimo e l'Oriata Sottomarina. Ringrazio Marco Donati, ringrazio davvero tutte le associazioni e gli enti che hanno collaborato alla stesura di questo primo calendario eventi per l'estate 2021 e ovviamente non posso che ringraziare tutto il personale dell'Ufficio Cultura, della dirigente Ballarina, alla funzionaria Cristina Penza. Grazie.